42. In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro. Non eravate preparati a convivere con l'incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. David Fincher dice che nei suoi film le parole mentono sempre. Adesso che hai fatto questo salto, e già nei tuoi romanzi le parole mentivano abbastanza, ora che hai fatto questo salto, anche nei tuoi film mentono? E quindi, anzi, più che le parole, direi più la verità mente sempre nei libri, nei film di Carrisi. Certo, è una definizione perfetta. È una verità che assomiglia molto a una bugia, una verità che è un inganno, un gioco di prestigio. Io voglio che il pubblico arrivi alla fine del film con un'ansia di una verità liberatoria e invece si ritrovi davanti un grande segreto svelato e si porti a casa questo segreto e forse anche si porta a casa anche in qualche modo un mostro. Galatea, sì. Parlando di verità, tu sei l'occhio della verità filtrato però. Quella, la verità non sempre vera, quella che vorremmo in realtà sentire, no? Non consegnateci un vero colpevole, più che altro consegnateci un mostro. Attraverso il tuo personaggio hai avuto modo di riflettere anche su quella che poi la realtà raccontata dal libro di Donato, che si rispecchia totalmente alla nostra di realtà? Sì, sicuramente tanti spunti di riflessione ci dà Donato sia col suo romanzo che con questo film. E per quanto riguarda il discorso sui media, credo di sì, insomma, che ci siano moltissimi spunti e comunque la realtà supera sempre la fantasia, sicuramente. Il film e i personaggi sono fatti di tanti elementi, non solo delle parole che pronunciano. E questo personaggio ha un atteggiamento così sprezzante rispetto al contesto in cui arriva e alla vicenda di cui si dovrebbe occupare che la sovrasta e quindi la manipola. Nel film il professor Martini dice, il personaggio di Alessio Buoni dice: prima regola di un grande romanziere è copiare sempre. E questa cosa in realtà la dice, parlando sempre di citazioni, la dice anche Godard. Prima regola da fare per un regista è copiare sempre. All'interno della Ragazza della Nebbia io ho colto un paio, ci sono molti riferimenti, ma anche qualche riferimento un pochino più contemporaneo. Per esempio, Aveshot ricorda tanto un po' la Twin Peaks, anche quel Benvenuti ad Aveshot, oppure il Plastico, fa anche un po' Wayward Pines, che comunque riprende Twin Peaks, quindi riferimenti cinematografici e seriali di Donato Carrisi nella Ragazza della Nebbia. Vedi, tu hai citato due serie straordinarie che si rifanno però ad altri modelli precedenti, almeno certo. La versione attuale. Io ho cercato di portare in questo film tutti i grandi thriller degli anni 90, che sono quelli che mi hanno ispirato, quelli che mi hanno formato. Il Silenzio degli Innocenti, per esempio, Seven, I Soliti Sospetti. Questo film assomiglia strutturalmente ai Soliti Sospetti, doveva avere un finale che fosse esplosivo, un finale che il pubblico potesse portarsi a casa. Io ho una regola base, i film che mi piacciono di più sono sempre quelli di cui mi ricordo il finale. Certo. Quindi il finale deve seguire lo spettatore fuori dal cinema. I libri che mi piacciono di più sono quelli che non finiscono all'ultima pagina, sono quelli che continuano nella mia vita. Ecco. Diciamo che noi abbiamo puntato molto sul racconto di questo finale, che spero sia davvero sorprendente per il pubblico. Una delle cose più difficili è proprio la trasposizione. Generalmente si chiede ai registi come mai hai voluto mantenere quell'elemento, quell'altro no, tanto alla fine i registi non sono gli scrittori del romanzo. In questo caso però ci troviamo di fronte allo scrittore del romanzo e anche al regista del romanzo. Quelle scelte che invece hai fatto, quello di tenere e non tenere, quello di cambiare e non cambiare, come sono avvenute? Cioè, ti sei sentito un po' anche padre nei confronti, padre traditore, anzi madre matrigna nei confronti di queste parole? Ma sì, sicuramente, ma io ragiono molto da spettatore. Tante volte ho letto un libro, poi sono andato a vedere la trasposizione cinematografica e sono rimasto profondamente deluso. E molti lettori lo dicono spesso, per cui io ritengo che non si debba tradire il lettore del romanzo, anzi, si debba fare uno sforzo ulteriore, cambiare la materia, farla evolvere, tant'è che il finale del film è
molto differente dal finale del romanzo. Tant'è che io ho avuto un momento di vuoto. Di vuoto, di buio, ma è giusto così, perché poi i labirinti a questo servono. Per il thriller è molto facile costruire questo tipo di struttura che sia sorprendente, dove il colpo di scena, anche se lo conosci, è lì in agguato e alla fine ti fa sobbalzare sulla poltrona. Ultima domanda proprio da fan. Il suggeritore, quando vedremo una trasposizione al suggeritore? Spero presto, mi auguro presto, sono sicuro presto. Diretta da te? Chi lo sa, dipende adesso dalla nebbia. Vediamo come va la nebbia.